Voilà ragazzi, guardate un po' che bontà con gocce di cioccolato internamente. Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla grande ragazzi. Ragazzi, che cosa faremo oggi? Una buonissima torta proteica, veramente ottima con solo pochi ingredienti. Sto parlando della farina d'avena e budini al caramello proteici, due uova, una bustina di lievito vanigliato. Quindi con solo pochi ingredienti andremo a fare una torta ad hoc. Allora partiamo subito con i nostri ingredientini. Adesso andremo a inserire due uova in coppa e le andremo a sbattere. Allora abbiamo sbattuto le nostre uova, adesso andremo a inserire i due budini al caramello. Sono questi, però potete usare il gusto che volete, eh? Ci sono la vaniglia e altri tipi di gusto. Quindi andiamo a inserire il nostro budino. Adesso andiamo a sbattere anche il nostro budino con le nostre uova. Ottenuto questo composto, adesso andiamo a inserire 180 grammi di farina di avena o qualsiasi altra farina avete. A questo punto non ci rimane che inserire la bustina del lievito. Se volete aggiungere lo zucchero o l'eritritolo, lo zucchero semolato, lo potete fare, però dato che i budini sono già zuccherati non ho voluto mettere aggiungere zucchero, eh? Però se lo preferite più dolce potete farlo, potete inserire un 20 grammi di zucchero. A questo punto, se vogliamo dare un tocco in più alla nostra torta proteica, andiamo a inserire un 50 grammi di gocce di cioccolato. Ebbene, fatto questo, adesso mettiamo tutto in teglia. La teglia che sto usando io è 20x20, eh? È di silicone anche, però se non è di silicone non fa niente. Io la andrò a cuocere in friggitrice ad aria. Se la dovete fare invece in forno, forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. Mentre se la facciamo in friggitrice ad aria, dove l'andremo a inserire adesso, in questo momento, andremo a mettere a 180 per 25 minuti. Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato la nostra torta proteica. Come vedete sopra ho inserito un 30 grammi di cioccolato fondente, ho sciolto a bagnomaria. Adesso vediamo internamente come si presenta. E voilà ragazzi, guardate un po' che bontà con gocce di cioccolato internamente, con solo pochi ingredienti, quelli buoni anche. Niente, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo ad una mia prossima ricetta. Ciao a tutti!